mi ha fatto segno di andare piano. Sì. Ah no, ho caduto qualcuno. Ah sì? Ah. Ciao fans, la terza parte di questo viaggio era iniziata a pochi tornanti dopo la cima del Passo dello Stelvio, dove ci siamo fermati a soccorrere un signore che era caduto con il suo GS. Dopo pochi tornanti abbiamo assistito a una scena analoga, dove un altro signore in tracer si è sdraiato su un tornante. Non è stato necessario il nostro intervento perché lo stavano già aiutando, anche se siamo rimasti lì un attimo per vedere se avesse bisogno di ulteriore soccorso. Una volta sicuri che non avesse bisogno di ulteriore soccorso, siamo ripartiti, per poi trovarci davanti un pullman a 52 posti che stava scendendo dalla parte più stretta del passo. Pessima, pessima idea. Infatti, dopo pochi tornanti di inseguimento, se possiamo chiamarlo così, Luna ha filmato il pullman che si incastrava in un tornante. A questo punto, dopo aver assistito al disincastramento del pullman, Luna è riuscito a passarlo. È proprio a questo punto che ci eravamo salutati con il fenomeno di turno che ha deciso di superare tutti quanti pochi metri prima del tornante, quasi centrandomi. Possiamo quindi lasciarvi ora alla quarta parte di questo viaggio. Buona visione! Occhio! Questo qua... Ma che? Guarda che idiota! È proprio un idiota, gli è entrato pure l'ABS prima del tornante. Ma ha bloccato la ruota dietro anche quando mi ha superato me. Mi alzo anche la visiera per dirvelo. Se andate in giro in moto così, non siete dei motociclisti. Siete solo dei gran c***o. Perché poi tutte le limitazioni, le rotture di palle che subiamo, eccetera, sono per colpa della gente così. Quindi se vi riconoscete in quel prototipo di motociclista, sappiate che penso che siete dei gran c***o. Ah, come è messo male l'asfalto qui? Se, tra l'altro mi è entrato un insetto nell'orecchio. Mi devo fare la pipì. Guarda se riesce a farla qua, che devo levarmi un attimo il casco e mi è entrato un insetto. Cade? No, non cade. Ah no, ma c'è gente là dietro. Ma quello che ci ho superato? No, per me è di dietro. Lì che ha iniziato a saltargli dietro perché è entrato l'ABS. Ma anche quando mi ha superato la curva dopo l'ha fatta di traverso. Gli ha tirato una scodata figa che l'ho detto, qua è terra. Sì. No, no, quando la faccio? Ho un problema. Qual è? Non riesco a salire, sono troppo in discesa. Come non riesci a salire? Non riesco. Ah, ce l'ho fatta a tirarmi su. Ok. Luna Colombo, i problemi. Accensione in folle. Voi pensate, per dirvi che siete dei c***i, pure entrato un insetto nell'orecchio. Trafoi. Traforo? Traforo? Oh, ma le Porsche le regalano? No, perché devo andare anche in un concessionario Porsche a farmi fare un preventivo, si vede. Tutti in Porsche. Tutti imprenditori qua, eh. Boh, mi ha fatto segno di andare piano. Sì. Ah no, ho caduto qualcuno. Ah sì? Ah.
Ciao fans, arrivati a questo punto della narrazione mi sembrava doveroso intervenire per dire alcune cose. Innanzitutto, purtroppo, come avete visto nei tre video precedenti, sia salendo che scendendo dallo Stelvio abbiamo trovato veramente troppi fenomeni, probabilmente mancati piloti che non potendo andare a gareggiare in pista si devono sfogare così sulle strade pubbliche. A parte il fatto che soprattutto quelli in galleria hanno rischiato veramente tantissimo perché non avevano assolutamente visibilità e la galleria è a doppio senso, come dimostra il fatto che pochissimi secondi dopo è arrivata una moto nel verso contrario. Bestia! Questi sono pazzi, adesso si fa un incidente. Non sono normali, no? Hanno problemi. Probabilmente gli piace morire. Quindi se avessero fatto quel sorpasso un paio di secondi dopo, probabilmente sarebbe finito il tutto con un frontale. Oltre a quel rischio enorme, appena iniziato il passo, ci sono stati altri due motociclisti salendo che hanno rischiato veramente tanto. Purtroppo dalle immagini non si capisce molto bene, e dico purtroppo perché mi piacerebbe si capisse meglio quanto veramente hanno rischiato, per trasmettere il messaggio che non è quello il modo di andare in strada. Il primo ha mancato un furgone veramente di pochissimo. La gente siede che gli piace proprio rischiare di morire così. Ah, c'è da fare il segno della croce. Il secondo era completamente nell'altra corsia quando si è trovato davanti un camioncino. Porca miseria. Ma ha rischiato, eh? Ha rischiato. Fortunatamente a questi tre motociclisti è andata bene, ma non si può sfidare all'infinito la fortuna perché prima o poi si perde. E purtroppo qui quando si perde non c'è il replay come nei videogiochi che si torna alla scena precedente e si rifà il livello. Qua il game over è definitivo. Poi anche scendendo dalla parte del Trentino, un altro fenomeno ha deciso che era il momento di superare appena prima di un tornante, fatto completamente contromano. Tra l'altro in quel momento dall'altra parte saliva una moto e quando l'ha vista ha dovuto tirare un'inchiodata, e purtroppo dalle immagini, anche qui dico purtroppo perché mi piacerebbe si capisse meglio, la moto gli ha scodato veramente tanto e da quello che mi dice chi mi seguiva ha rischiato di centrarmi, al che capite che se mi avesse centrato e io oltretutto ero completamente incolpevole, mi sarebbero girate molto le scatole, per usare un eufemismo. Non contento del rischio su quel tornante, pochi metri dopo mi ha superato a cannone e alla curva successiva di nuovo mega scodata, col rischio ovviamente di un A-side, perché poi vabbè, qua si sprecheranno i commenti dei fenomeni: ah, ma era una sbandata controllata, ah, ma ha fatto il traverso. Sì, vabbè, ho capito. A parte il fatto che è meglio non farlo, e poi sinceramente io che lo seguivo mi sembra che non avesse fatto niente volontariamente, ma semplicemente fosse arrivato a cannone alla curva e di nuovo abbia tirato un'inchiodata, e poi come è andata. Arrivati a questo punto della narrazione si inserisce la scena che avete appena visto, e erano passati pochissimi chilometri da quando quel tizio ha rischiato di centrarmi. Mi sembrava doveroso intervenire soprattutto per spiegare quella che io penso sia la dinamica dell'incidente. Quello che mi sembra di aver capito soprattutto dai segni sull'asfalto è che questa persona probabilmente, dico probabilmente perché non sono il perito della scientifica né tantomeno la polizia che ha fatto i rilievi, probabilmente andava parecchio forte, e quando ho visto di fronte a sé un autovelox arancione, che poi era oltretutto finto, ha tirato un'inchiodata e a quel, infatti si vede la strisciata di gomma sull'asfalto, e a quel punto lì probabilmente, credo perché non sono un mago, gli si è bloccato l'anteriore. Infatti la moto mi sembra una di quelle senza ABS, dovrebbe essere un ER6N, ma anche qui non metto la mano sul fuoco. Credo che quindi gli si sia bloccato l'anteriore e a quel punto lì è andato in terra, e infatti si vedono tutte le strisciate della moto sull'asfalto per parecchie decine di metri, finché non si è fermato ed è stato soccorso. Ho voluto intervenire anche per dire questa cosa relativa alla sicurezza stradale. Io capisco il voler prevenire l'andar forte dentro nei centri abitati, però mettere tutti questi autovelox finti, di cui alcuni in realtà sono veri ma senza dentro la macchinetta,
in alcuni punti, diciamo, delicati, magari appena dopo una curva dove uno potrebbe arrivare più o meno allegro a sua colpa, certamente. Non credo sia una mossa molto intelligente, perché al posto di fare prevenzione, come in questo caso, si fa l'esatto opposto. Infatti la prima reazione, solitamente quando si sta andando forte e si vede un autovelox, è inchiodare. Se si mette appena finite delle curve e ce lo si trova lì, magari si è ancora la moto un po' inclinata, certamente a colpa di chi l'ha fatto, però se si va forte si inchioda e poi non si sa come va a finire. Quindi a mio modesto avviso la sicurezza e la prevenzione andrebbero fatte in un altro modo, ma vedrete nel corso di questa stagione che ne sono successe veramente di tutti i colori, e purtroppo abbiamo visto nel corso del 2020 un accanimento abbastanza pesante nei confronti dei motociclisti. Credo anche che sia doveroso dire che probabilmente se avesse avuto un abbigliamento adeguato sarebbe andata sicuramente a finire meglio. Certo, probabilmente si sarebbe fatto male, ma sicuramente non si sarebbe aperto completamente i pantaloni e di conseguenza immagino si sia sbucciato pesantemente, come dice Luna nelle scene che seguiranno. Perciò il mio consiglio, oltre a quello di stare il più attenti possibile e di non fare fenomeni su strade che non si conoscono, sarebbe meglio non fare i fenomeni in assoluto, ma siccome qui nessuno è un santo e sappiamo benissimo che il momento tra virgolette di pazzia lo facciamo tutti, sarebbe meglio tra virgolette esagerare, sempre in sicurezza, non si parla di andare a 120 all'ora dove il limite è 70, sarebbe meglio farlo su strade che si conoscono e soprattutto se le strade in quel momento non sono trafficate. Fare fenomeni come si vede nel video in quella domenica sullo Stelvio dove c'era veramente tanta gente, ecco, quello è dei meriti. Quindi però oltre a questo il mio consiglio è quello di spendere qualcosa, ma di comprarvi dell'abbigliamento adeguato, che poi non serve, ma quando serve è bene averlo. Nel senso che nessuno lo compra dicendo ah ma cado, però poi se dovesse succedere è meglio averlo. Mi fanno sempre un po' ridere i commenti delle persone che dicono ah in strada con la tuta cosa sei, un Power Ranger? No, semplicemente sono una persona con un minimo di buonsenso che sa che l'asfalto è duro e fa parecchio male e l'ho testato su di me a 30 all'ora facendo un tornante dove c'era il brecciolino. Fortunatamente avevo l'abbigliamento tecnico e non mi sono fatto assolutamente niente, ma vi assicuro che la botta anche a 30 all'ora cadendo l'ho sentita. Perciò da qui ho deciso subito dopo di comprare la tuta intera anche per l'estate, perché l'incidente era successo in inverno e avevo l'abbigliamento tecnico invernale, mentre per l'estate spesso mi capitava di girare coi jeans. Dopo quell'episodio sono andato a comprare una tuta intera. Quindi vi invito, prima di arrivare a sdraiarvi e a capire che l'asfalto fa male, di insomma comprare prima le cose nella speranza poi di non collaudarle mai. Dopo questo pippone che mi sentivo di fare quasi come se fossi, non so, un vostro genitore, vi posso lasciare ora alla seconda parte di questo video. Buona visione. Ma come ha fatto a cadere lì? No. Rettilineo. Boh, c'aveva tutto il sangue nella gamba. E non era in tuta però. No. Bene fans, siamo arrivati anche giù dalla discesa dello Stelvio. Come al solito veramente troppi fenomeni in strada. Cioè quando si dice la strada non è una pista, ma non tanto perché non dovete andare forte sul dritto, però se c'è altra gente e rischiate di ammazzarla, cioè se mi venite addosso e non mi faccio male, chiuso parentesi, perché veramente sta gente che va in giro così mi sta proprio sicuro. Ah guarda, c'è proprio anche il buco nel velox. E questi sono veri, volendo ci potrebbe essere dentro la macchinetta. Slalom gigante. Perché lui ha una bella accelerazione, non riesco a superarlo bene. Eccolo, il 48esimo e ultimo tornante dello Stelvio. Beh, noi li abbiamo fatti con incolumità, senza danni alle moto. Ma non ci provi neanche a superarlo, sei lì che stai andando a passeggio. No. Ti vedo dallo specchietto, eh. Luna Colombo, istigata a delinquere. Mi raccomando, in Trentino nei paesi è 50 come se fosse la Svizzera, perché è pieno di autovelox, eh.
Gomagoi? Gomagoi, Gomagoi, smosso in lingua, Gomagoi. Oggi Luna Colombo marca molto male, mi ha già risposto male 3-4 volte. Dai, però se vai piano, se no riesco a superarti, È perché non sei brava ad andare in moto. Non è vero, però se vedo troppo verde non riesco. Non ho capito neanche una parola di quello che hai detto. Bestia, ragazzi, comandate forte, Comunque oggi veramente è il giorno degli incidenti. Siamo di tornare a casa intere noi. Orca put... Tocchiamoci. Caravanata dei maroni che mi hai fatto dare. Devo fare la pipì, 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 pipì. Come faccio adesso? Faccio come Irene. Te la fai addosso? Faccio addosso. Arte Park. Non sapeva più come svuotare la casa, ha fatto sta roba. Ma guarda lì. Beh, comunque siamo arrivati giù dallo Stelvio. Adesso iniziano i primi paesini del Trentino. La GoPro davanti ha finito la batteria, si è spenta. Ma mia ancora va. A quanto pare va meglio la 5 della 6. E la 5 andava di merda, per dire. Wow. Ah, ti sei alzata in piedi? No, non l'ho visto. Stavi guardando? Boh, intorno, un paesaggio. Ah, c'è giù il passaggio a livello. Sinistra dobbiamo andare. Sì, ho visto. Vabbè, andiamo avanti, va. Intanto dobbiamo andare a sinistra, amore. C'entra. Ti piace far fatica, Ma sono a risparmio ecologico. Ha detto che è a risparmio ecologico. Ah, beh, vale. E c'è anche l'ombra qua. Ma io non sto male qua, eh. Oh, mi sono un po' schiacciato le balle a spingere la moto così, eh. Sì, un po' di accenderla poi. Ma scusami, per fare 10 metri. Ah, ce l'abbiamo fatta. Guarda che belli i treni del Trentino. Si è riacceso il termostato. Wow. 30 gradi. Grazie per la info. Passo Resia, aperto. 27 chilometri. Al campanile. Al passo di Resia che è lì appena dopo. Siamo a Tarces. Tarces. Non fa la stupida stasera. Ma che cazzo dici? Te comunque ti droghi. Ma bello pesante. Ma pesante. E pensa che sono così senza essere drogata. Non so se sia un bene o se sia preoccupante. Penso che sia ancora più preoccupante. Dai, sì. Oh, un altro Porsche lì davanti, eh. Che figo, arancio. Quello è veramente da tamarri. Bello tamarro. 911 turbo. Ovviamente guida un vecchio. Tedesco. Uè, zio, andiamo a fare bordello col Porsche 911 turbo. Occhio. Ma zio ha girato. Ha messo la freccia dopo aver svoltato. Porca miseria, se fa paura. Bestia, guarda chi la signora. Ma stava a sfalciare. Ragazzi, si incazza e te taglia la testa, come la roba lì. Qua in fondo, non so se ti ricordi, ma c'è un curvone pazzesco. Ma che vento! Ah, anche quello è bello. Anche questo è bello. Beh, anche quello, eh. Questa qua è la strada dei curvoni. Ecco, adesso ci si imballa. È perché comunque sale nella valle, la strada. È la madonna, che vento. Poi c'è sto unicorno che mi porta via. Ma è anche abbastanza fresco sto vento, Sì? Ah, lo vedo il campanile. Chissà se c'è tanta acqua o se è mezzo tutto fuori. Che poi è una delusione, perché pensi giù ci sarà il paese, invece no, tutta sabbia. Ma no, ma c'è, è che è stato sepolto dei sedimenti, immagino. Bene, fans, siamo arrivati alla cittadina di Curon Venosta. Adesso, appena dopo il tunnel, c'è il famosissimo campanile, dove vi abbiamo già portati anche l'anno scorso, ma lo rifacciamo, perché poi il giro non è proprio uguale. A differenza dell'anno scorso, che era il 30 giugno, adesso siamo a metà luglio e fa un freddo della madonna. Mamma, sì.
Vediamo se riusciamo a parcheggiare non a pagamento, perché è col c***o che gli do i soldi per il parcheggio della moto. E no, sono tutti occupati. Beh, andiamo l'avanti c'era tipo un... Beh, sai cosa? Me lo metto qua. Anch'io. Tacchino. Manovra in corso. Quanta gente. Tutti senza mascherina. Perché si usa ancora? No, se all'aperto no, se c'è il distanziamento. Però mi paiono tutti un po' attaccati. Bene fans, siamo arrivati al lago. A differenza della volta scorsa, il tempo questa volta non è bellissimo e c'è parecchio vento. Infatti, visto che ho già le riprese del lago, il drone non lo farò volare, perché si sa mai che mi precipita nel lago e mi butto a recuperarlo poi. Luna, direi che li salutiamo, ci sediamo, mangiamo e ci rivediamo dopo pranzo. Va bene, io vado a fare pipì. Dovrebbero fare un po' per mangiare. Si chiama passamontagna, esiste già. Non è una scoperta.